Credo che ci siano volute delle spalle larghissime e un cuore forte per non cedere all'emozione quando avete preso la strofa di Primo Brown da mettere nel disco. Quella scelta com'è arrivata? Beh, appena Fish ha detto rifacciamo Cronici, devo dire, il pensiero è corso subito a Primo, anche perché l'abbiamo rifatta qualche anno prima, e devo dire, allora può essere davvero il modo migliore per averlo su questo album, perché era davvero una mancanza troppo grossa se non ci fosse stato. Poi penso anche per lui è un po' un sogno essere un disco di Sottotono, quindi aver realizzato questa cosa è davvero impagabile. Trattare la sua traccia vocale, com'è stato inserirla sul pezzo? Che spinta vocale, l'amico, porca altro. Emozionante, perché insomma per quello che ha rappresentato, no? Un po' per il legame. Tormento era molto più legato lui, uh-huh. Però per il legame che aveva con noi, perché comunque l'abbiamo conosciuto quando eravamo piccoli, perché avevamo 20 anni quando ci siamo conosciuti, no? Come Corveleno, non produco merda per la scena, per chi se la mena, erano già in sotto effetto storico. Quindi avevamo 20 anni e poi posso dire una parolata, ma come cazzo rappava? Cioè, sì. L'ultimo periodo era veramente a fuoco di brutto. Cioè forte, 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 forte.